E così Richard e il suo fedele Riccio Volante si trasferirono nella città di Moda Moda. Ah, siamo finalmente arrivati. Questo dovrebbe essere il nostro condominio, giusto? Sì, ed è esattamente come appariva in foto. Blu! Salve, signor condominio! Oh, prego, chiamatemi Minnie. Cosa vi porta qui nella città di Moda Moda? Signor Minnie, noi siamo i ragazzi che da oggi abiteranno qui. Ah, siete i due ricci! Ma prego, entrate, entrate. Secondo stomaco a destra e poi dritti fino a... Aspetta! Cosa? Avete portato l'acconto di 30 gettoni, vero? Ah, l'acconto! Sì, ce lo dovrei avere qui da qualche parte. Eccolo! Oh, grazie ragazzi, sapete, solo una formalità. Ma senza acconto dovrei mangiarvi. Ma mi stai prendendo in giro? In che senso? Ti abbiamo dato l'acconto? Cosa c'è che non va? Questi sono solo 29 gettoni, ne manca uno! Cosa? Ma Richard, ti avevo detto di contarli prima di partire! Ma io li ho contati, precisamente ieri, durante la mia festa di addio, facendomi aiutare da tutti i miei amici. 1, 2 E voi invece a che punto siete? Bene. 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 Vi avverto, noi siamo legati da un contratto. Se non mi date subito il gettone mancante, io vi mangerò. Vi mangerò ovunque siate, per strada, in bagno, nello spazio. Quanto tempo abbiamo, signor Mini? Hai solo... una settimana! Scusi, può ripetere quanto tempo abbiamo? Hai 5 minuti! Riccio, siamo finiti, abbiamo solo 5 minuti! Ma se prima avevamo una settimana! Lo so, ma lo shock mi ha paralizzato! E quindi? Hai qualche idea? Non lo so, trovare un gettone adesso è impossibile, almeno non per vie legali, e lo sai benissimo che basta poco per fare la fine di nostra cugina Jasmina. Per carità, non parliamo della povera Jasmina! Beh, almeno adesso è guarita da tutte quelle brutte malattie. E non so se sia un bene, perché mi ricordo che le collezionava. Ma quindi stiamo per essere... Ma, fermo Riccio, ho un'idea. Ah sì? Quale? Prenderemo un sasso, lo dipingeremo di giallo, poi lo daremo al signor Mini, lui lo scambierà per un gettone e non ci mangerà! Mai sentito piano più idiota di questo? Ehi, signor Mini, quanti sono questi? Quanti sono questi? Vedi? Gioco come una talpa! Dai, sbrighiamoci! Ah, ok. Hai preso il sasso? Eccolo, ce l'ho qui! Allora, avete il gettone che manca o vi devo mangiare? Certo, signor Mini, eccolo il suo sasso... gettone! Come mai è verde? È l'unico colore che sono riuscita a trovare! Se ci tenevi tanto a morire, mi bastava chiamare la mamma e dirgli che hai bruciato tu la sua collezione di parrucche! Essere mangiato vivo sarà molto meno doloroso! Cavolo, dovrei decidermi a farmi gli occhiali. Questi 3 decimi mi stanno rendendo la vita impossibile. Nonostante questo, credo, mi sembra che il colore sia un po' strano. Vabbè, sarà colpa del mio daltonismo, potete entrare. Sì! Secondo stomaco a destra e poi dritti fino al panino. Grazie, signor Mini. A presto. Pensi che prima o poi scoprirà che quello non era un vero gettone? Finché rimarrà cieco come una talpa non avremo nulla da temere. Tu? Ciao ragazzi, grazie per aver visto questo video, che non è altro che la puntata pilota di una ipotetica serie animata ad episodi che io e Frafrog potremmo realizzare sui nostri canali. Quindi se vi intriga l'idea e volete aiutarci nella realizzazione, sostenete il nostro canale condividendo il video e mettendo un bel mi piacino. Sia mai che magari riusciamo a raggiungere i 10.000 mi piace. E se volete, sostenete anche il nostro progetto, il progetto Luna 2, su Patreon. Sia io che Frafrog ci stiamo impegnando moltissimo per renderlo realtà. E ogni vostro singolo aiuto, anche se all'apparenza insignificante, per noi è davvero moltissimo. E se volete invece vedere il mio episodio sul mio canale, non dovrete far altro che cliccare sul video qui di fianco. Detto ciò, ringrazio comunque tutte le persone che già ci sostengono su Patreon e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!